full speed. E quindi questa è la sua velocità massima. Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo video unboxing più prove. E che prova oggi ragazzi! Unboxerò e testerò questo fantastico Monster Truck by Wheel Toys distribuito da Banggood. Naturalmente troverete tutti i link di questo prodotto sotto nella descrizione di questo video. Prima che andiamo a fare l'unboxing, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e a spuntare sulla campanellina, così resterete sempre aggiornati sui miei video futuri. Ma guardate questo fantastico Monster Truck, e che ha una particolarità. Qual è in questo periodo? Essendo comunque un prodotto di circa un anno fa, ma comunque sempre valido, costa poco e vale tanto! Poco meno di 110 euro spedito da Europa. In questo momento è in offerta per altri 4-5 giorni, dipende quando vedrete questo video, e spero che l'offerta continuerà. Ricordo che i prodotti spediti dai magazzini di Banggood presenti in Europa prevedono la spedizione gratis, oppure a volte è presente solo un piccolo contributo da pagare, tipo 1 euro, 2 euro, queste cose qua. Hey guys, tanta roba! Quindi un Monster Truck praticamente con spedizione gratis, accorrete! Ma prima vediamo questo video! Unboxing! Arrivati! Eccola qui ragazzi, la mitica Monster Truck scala 1 a 10 by Wheel Toys, 45 km orari più, ma vedremo effettivamente quanto fa di velocità massima, 2.4 GHz per il sistema radio, pronto all'uso, ready to run, 4 ruote motrici, speed 1 a 10 racing, adatta per ragazzi di più di 14 anni, alimentata con una batteria a due celle Lion da 1500 mAh presente nella scatola, quindi 7.4 volt, large capacity battery, RTR abbiamo detto, e la dobbiamo solo vedere dal vivo ragazzi. Ecco il radiocomando con una piccola leggenda dove viene spiegato qualche funzionalità come power led, power switch, i trim dello sterzo, dual rate del throttle, perché è possibile anche ridurre la velocità massima per farla pilotare semmai a qualche ragazzino in compagnia del suo papà, steering, regulating wheel, trigger, eccetera eccetera. Unboxing ragazzi, vediamo subito cosa c'è dentro questa scatola. Ecco un blister contenente il manuale di istruzioni in inglese, il manuale per l'installazione della wheelie bar, l'accessorio che non vi fa capottare, capovolgere durante le vostre impennate, carica batterie compresa USB e spina bilanciatore della batteria Lion 2S contenuta nella scatola. In più abbiamo anche la chiavetta per smontare le ruote, il cacciavite per smontare le varie screws, short screw e long screw, viti lunghe e viti corte. E niente, vediamo subito all'interno cosa è composto. Ecco il manuale ragazzi, una 10 electric 4WD climbing care, le lettere sono a caratteri giganteschi, ecco qua le varie precauzioni, bla bla bla, le varie indicazioni per il primo utilizzo, vi spiegano il radiocomando, il combo brushed, perché questa monta un sistema motore a spazzole ma grosso da 5,40, più l'ESC Only One che ha al suo interno
anche la ricevente, l'RX, quindi comanda anche il servocomando, che in questa macchinina è standard, quindi da 60 grammi. Vi spiegano altre cose sempre in lingua inglese, e c'è anche l'esploso per montare e smontare la macchina con i vari codici per i vari pezzi, eventualmente vi serviranno al ricambio. Comunque sembra un prodotto veramente solido, guardate i vari esplosi. E la Wheel Toys sui manuali non pecca, è precisa, guardate, cioè voi avete i codici di tutti i pezzi che compongono questa auto RC Monster Truck. Tutto, ragazzi, non manca niente: bicchieri, satelliti, motore, supporto del motore, radiocomando, servi, ruote, clips, ammortizzatori di tipo professionale. Ok ragazzi, basta, che adesso comunque monteremo anche la wheel bar per poter rimpennare in tutta sicurezza. Eccola qui ragazzi, la mia mitica Monster Truck, che ricordo essere attualmente in offerta magazzino Europa Banggood a meno di 110 euro spedita, incredibile. Dopo nella scatola tiriamo fuori anche il radiocomando nascosto dietro questo cartone, ecco qua, incredibile ragazzi. Radiocomando 2.4 GHz che già conoscete perché è presente nelle altre due Wheel Toys che ho unboxato qui sul canale, questo versione 1, però non dovrebbe avere i problemi che dava sulle versioni brushless delle altre Wheel Toys, come quello di andare avanti a scatti quando vi bloccavate nell'erbetta. Comunque non è diciamo come la versione 2 per quanto riguarda la portata, però comunque la dobbiamo provare. Di sicuro 100/150 metri ci sono come range massimo, e voglio dire, sono più che sufficienti per giocare in un piazzale con il vostro primo Monster Truck qui sul canale di Mr. Hobby, presentato per voi grazie Banggood. Ragazzi, è incredibile, proprio bella carrozzeria colorata speed racing, ben costruita con inserti in plastica, non solo ragazzi, impianto luci già montato di serie, guardate i LED davanti, LED sulla cappotta e LED anche dietro, tanta roba che adesso vedremo illuminati. Ruote più grandi delle 1 a 12, quindi ruote 1 a 10, sempre con il dado standard. Noto subito che quest'auto ha praticamente i due fondi con qualcosa di alluminio anodizzato, qualcosa, e voglio dire, i braccetti ragazzi sembrano alluminio, non vorrei fare una gaffe, sembrano alluminio anodizzato con gli inserti che li reggono, guardate, sempre in alluminio, quindi soluzioni adottate su macchine di un certo livello. Qui abbiamo il tasto di accensione di power, link dello sterzo regolabili, cioè potete regolare la convergenza. La campanatura non si può fare perché monta i link superiori in plastica, che adesso vedremo nei dettagli. Dotata di 4 ammortizzatori di tipo professionale a olio, ragazzi, ammortizzatore di sterzo, paraurti, e dietro si può mettere anche la wheelie bar, ragazzi, questa qui, l'incredibile accessorio che permette di impennare con le vostre Monster Truck senza che vi ribaltiate. Eccola qui, c'è anche il mini manuale per dirvi come si fa, guardate, rear anti collision wheel, short screw, long screw, l'inglese maccheronico di Monster Hobby.
provengo da Marte. Marte English. Allora, montiamolo subito, ragazzi. Chiavetta per controllare le ruote. Dietro di me si stanno divertendo. Eccole, ragazzi, viti lunghe e viti corte. E no, lo voglio montare il wheelie bar, se no non è un monster truck senza wheelie bar. Ecco qua, vediamo. Ah, dobbiamo togliere la carrozzeria, togliamo la carrozzeria e così possiamo montargli i wheelie bar. Allora, le viti corte vanno sopra, ok, qua. Ok, ci sono due piccoli pin che fanno da guida, due piccoli spinotti, guardate. Ecco qua, prendiamo le viti corte a testa svasata. E montiamo subito questo accessorio. E no, facciamo le cose bene. Ok, il wheelie bar l'ho montato, ragazzi, ci sono riuscito. Ecco qua, non sembra regolabile, sembra che abbia questo finto ammortizzatore antiurto, guardate. Ok, controlliamo anche i pneumatici, una piccola controllatina. Ok, oh, passiamo avanti. Guardate sotto la carrozzeria, ragazzi, in pratica ha i led già montati, installati con vari inserti in plastica sotto carrozzeria, dove c'è la forma dei pilotini, estintori, paletta, eccetera. Piastina PDB per le varie diramazioni dei cavetti che vanno ad alimentare i led sia sulla carrozzeria che sul telaio dell'auto. ESC all-in-one, la batteria è contenuta nel suo vano qui dentro la macchina. Interruttore, grosso motore a spazzole carbon da 5,40, ragazzi, ben 5,40, guardate quanto è grosso, guardate che bestia incredibile, con una bellissima aletta di raffreddamento su di esso, anche essa gigantesca. E servocomando sicuramente digitale, formato standard, cioè grosso. E come ho detto prima, abbiamo i link superiori dei ponti che sono in plastica, mi sembrano abbastanza sottili, potevano farli leggermente più spessi, oppure adottare una soluzione che vi permetteva di regolare la campanatura. Però, ragazzi, se comunque stanno regolati già bene di fabbrica e non si rompono, e adesso lo vedremo, è tanta roba. Abbiamo il giundo centrale che conferisce il moto ai due ponti, dotata di differenziali cuscinettati, e infatti la macchina è su cuscinetti, non su bronzine, i vari assi, eccetera. Motore, pignone, corona. Dopo abbiamo i giunti omocinetici sul ponte anteriore, di tipo professionale, guardate, sono, diciamo, più spessi rispetto alle 1 a 12, come anche mi pare i bicchieri. Ammortizzatori in alluminio ad olio di tipo professionale, che hanno un ottimo rebound, l'antenna 2.4 GHz, abbiamo detto l'Escali One, e sembra veramente un prodotto fatto bene, ben rifinito soprattutto. Di sicuro che dà un'idea in merito alla, diciamo, qualità dei materiali, che non sembrano male,
E quindi adesso, pagata meno di 110 euro, è un vero affare, perché ne vale di più, sicuro. Come minimo vale 150 euro per tutta questa roba che hanno messo su, anche LED. Dovete installarli voi i LED, dovete spendere 20 euro, per fare un esempio. Qualcuno l'ha resa anche brushless, quindi è possibile fare la conversione a combo brushless motore ESC senza spazzole. Troverete comunque il link qui sotto nella descrizione di questo video, dove è possibile farla brushless, quindi dandogli ancora più sprint. Ma secondo me non è da meno, è più un discorso di andare a due o a tre celle lipo, perché come sapete i motori a spazzole girano a 7.2, quindi non possono andare a 3S. In teoria, ragazzi, vorrei fare una prova al riguardo. Che dire, sembra veramente professionale in base al suo prezzo, non che sia professionale come quella che costa 1500 euro. Però ragazzi, c'è tanta roba. Anche dietro abbiamo bicchieri leggermente maggiorati rispetto alla media delle Wheel Toys, di sicuro. Così come i due semiassi, guardate, sono un po' più spessi al centro. Ricordo sempre cuscinettata sui fuselli, i supporti delle ruote hanno i cuscinetti, ragazzi, no, non le bronzine. Ecco il differenziale, e la dobbiamo solo spremere a fondo. Adesso accendiamola per la prima volta. Ah, dimenticavo una cosa che ho notato, che potevano farla meglio, come il discorso dei link superiori, che se erano tipo questo, no? In metallo regolabili a unibar sarebbe stato meglio. Le torrette della carrozzeria, guardate, sono delicatissime. Spero che ammortizzeranno i vari urti e non si spezzano. Si piegano ma non si spezzano, però questo lo vedremo adesso qui nel test di prove che farò per voi. Niente, accendiamola per la prima volta. Proprio bella comunque. Chissà se la Wheel Toys ha in programma un aggiornamento per questa auto RC, semmai rendendola brushless già di scatola. Naturalmente costerà di più, però ragazzi, anche così, come primo Monster Truck è tanta roba. Cioè voi con la 100 euro acquisterete il vostro adesso, dopo costerà di più, quindi affrettatevi ad andarla a acquistare fin quando disponibile nei magazzini CZ in Europa. Ecco qua ragazzi, ecco qua, adesso la accenderemo per la prima volta. Ok, mettiamo le batterie nel radiocomando. Ci vogliono 4 batterie stilo doppia A, tripla e anche meglio. Eccole qua. Ecco qua ragazzi. Installate. Si accende. Qui abbiamo due potenziometri, uno per il trim dello sterzo, l'altro per il dual rate del motore. Quindi riducendo questo pomello, questo sotto, praticamente farete andare più lenta la macchinina, così da farla anche provare a ragazzini semmai poco esperti o alle prime armi. Così avrete full speed. Qui è possibile cambiare i canali del radiocomando per poter girare insieme ad altre Wheel Toys, però ci siamo accorti che volendo non è anche necessario utilizzare questo switch, questo pulsante, in quanto per bindare la macchina dovete accendere prima la macchina e dopo il radiocomando. Questa procedura, se siete più Wheel Toys, dovete farla uno alla volta, quindi prima uno dopo un altro. Qui dice 4, non so se ne potete far girare insieme 5, non lo so. Comunque 4, chi le ha 4 Wheel Toys
Già è tanta roba. Quattro amici con la Will Toys. Ok ragazzi, spengo la radio e procedo subito a bindarla con la macchinina. Quindi accendo prima la macchinina con il tasto di power qua, tastino rosso. Ah no, devo attaccare la batteria, scusate. La batteria si trova in questa nicchia ricavata nel telaio della macchinina. Come dicevo, è presente di stock una 2S Leon, cavetto Dins, ecco qua. L'attaccate, naturalmente caricate la prima perché arriva in storage. Dopo chiudete il vano, ecco, tutto a incastro preciso con la chiusura che si va a chiudere. Accendete la macchinina per prima. Ecco qua, guardate i LED, guardate quanti LED ragazzi, avanti ce ne sono barra LED sul tetto e 4 LED, 6 sui fari e 2 qui. E guardate dietro ragazzi, abbiamo altri LED. Ecco qua ragazzi, addirittura colore ambra a indicare le frecce. Non è che saranno attive, lo scopriremo subito. Quindi adesso andremo a bindare con il radiocomando. A questo punto accendete il radiocomando, guardate, i LED hanno indicato le due celle, guardate, titi, ecco, si è bindato. Oh, davanti non ha le frecce. Ah, dietro le frecce sono fisse praticamente. È bello lo stesso, ragazzi. I LED sono fissi, ok. Incredibile. Tutto funziona, collodata. No, ma dobbiamo spremere. Incredibile. Ok. Passiamo subito al collaudo. Hey guys. Ok ragazzi, vediamo per prima cosa lo speed test perché abbiamo la batteria perfettamente carica. Comunque possiamo installare anche una 2S Lipo oltre che Leon. Me la so portata dietro e farò lo stesso lo speed test dopo questo speed test iniziale. Ok ragazzi, vediamo subito la velocità massima. Chissà se è in penna. Ok ragazzi, vado a prendere un caffè con la mia nuova Monster Truck. Ho rimesso la 2 celle. Ho fatto prima lo speed test a 3 celle Lipo per... Ah, è carina ragazzi, già con i LED installati. Questa carrozzeria fantastica.